Si parte! Bentrovati cari amici e cari amiche di TVRS, sempre in diretta, sempre canale 13, sempre benvenuti in TV, puntualissimi. Sono le 12:19 e oggi vi vogliamo regalare una puntata ricca, forse anche un po' opulenta, fantasiosa, e quale ospite poteva introdurla se non che un nostro caro amico, il nostro Giovanni Filosa. Grazie, l'opulenta è stato bellissimo, vero? Soprattutto quella Colosei, piace molto l'opulenta Colosei. Noi oggi sono qui perché noi siamo della settimana prima di Sanremo, per cui oggi chiaramente non potevamo che programmare, visto che a Sanremo saremo presenti, una troupe di TVRS sarà lì tutta la settimana a Sanremo per raccontarlo, noi non potevamo che programmare un salto nella musica barocca. Oh. Perché dite che non c'entra nulla, no, vi accorgerete che la musica moderna e la musica barocca hanno dei collegamenti molto importanti. E soprattutto perché negli ultimi 70 anni c'è una riscoperta filologica approfondita sulla musica barocca che per tanto tempo è stata messa un pochettino da parte, non dico altro, perché ne parliamo poi più diffusamente, meglio far parlare altre persone. Esatto, ne parleremo con l'ospite che già entra, vedete, ma non vogliamo presentarvelo subito, non ce ne voglia l'ospite qui presente, perché vogliamo entrare ovviamente nel clima giusto per respirare insieme la particolarità e l'eccellenza ovviamente che caratterizza proprio questo tipo di musica. E allora ascoltiamoci la prima clip e poi ne parleremo qui in studio. Yeah.
E di questo dobbiamo ringraziare Gianni Gualdoni. Gianni Gualdoni ci è venuto a trovare, posso dire che è un vecchio amico di famiglia, ed è una persona che ha frequentato insieme al padre, alla madre e alla sorella i teatri ed il teatro, soprattutto pergolesi, dove ci siamo conosciuti, di Jesi. Grazie Gianni di essere qui. Questo tuo passaggio, diciamo, dalla cultura dell'opera in generale, che è andata a finire anche nel romanticismo, fino all'opera contemporanea, eccetera, tu ti sei fermato a riscoprire il barocco, il periodo barocco. Perché? Anzi, non solo, hai inventato un festival sul barocco marchigiano. Hai carta bianca. Allora, intanto grazie a voi per l'invito, che è un grande piacere essere qui e soprattutto parlare delle nostre cose. Ma io in realtà, io, noi, con la mia organizzazione, non è che abbiamo inventato niente, perché noi abbiamo un passato, mani e piedi dentro il teatro d'opera, decenni di esperienza nel settore, ma meno di una decina d'anni fa, siccome siamo produttori teatrali e musicali, piuttosto che fare come abbiamo sempre fatto, un lavoro universalistico, abbiamo fatto in passato prosa, opera, balletto, di tutto e di più, ma ci è parsa una buona idea concentrare l'attenzione e quindi investire tutte le nostre, apro e chiudo parentesi, poche ma volenterose risorse in quel settore lì, perché riteniamo che è un settore molto importante, almeno per due cose. Primo, perché giustamente diceva Giovanni, nell'esordio è una riscoperta recente guardare il barocco con occhi nuovi. In questo l'Italia è un po' in ritardo rispetto ai paesi del nord Europa, ma questo è un altro discorso. E quindi ci è parso bello aprire questo capitolo anche e non secondariamente perché nelle Marche non c'era niente del genere, o meglio, attività sparuta in merito c'è stata sempre, c'è quell'associazione, quell'altro ente che fa il concertino, la serva padrona e cose. Invece noi, appunto, dal nostro punto di vista imprenditoriale, abbiamo deciso di fare questo lavoro in modo organico e sistematico, cioè non solo proporre qualche concertino estemporaneo, ma creare un discorso. E infatti, con molto lavoro e molto impegno, siamo riusciti a mettere su quello che è effettivamente diventato un sistema, che noi chiamiamo sistema regionale del barocco musicale, perché insieme a eventi che produciamo, che siano scenici o concertistici, quello in realtà è il punto di arrivo di tutto un lavoro collaterale, ma per essere collaterale non meno importante, anzi forse più importante, che prevede altre branchie, per dire, la produzione è solo l'ultimo passo, ma prima facciamo molto lavoro di alta didattica, per esempio, promozione, valorizzazione del periodo intero tramite convegni, conferenze, incontri con i protagonisti, eccetera. Questo per dire che creiamo tutto un meccanismo di approfondimento per creare un contesto all'interno del quale, quando arriva il concerto o l'operina, si sa già molto di più piuttosto che andare alla cieca ad un evento anche il più bello del mondo. Quindi questa è una cosa molto importante che sin dall'inizio abbiamo creato e investito, nella quale, cioè appunto, alta didattica sia strumentale con grandi maestri che vengono a fare master, corsi, eccetera, tant'è vero che questo ci ha portato pian piano a creare la nostra orchestra. Bravissimo, l'orchestra e questo barocca delle Marche. È un plus valore, il fatto di creare e produrre cose con una propria orchestra piuttosto che prenderla altrove è già una carta in più. Lo stesso dal punto di livello di formazione, giustamente, esatto, rispecchia poi i canoni richiesti per poi produrre delle opere di tanto rispetto che vengono poi seguite, come esatto, appunto quello che c'è stato l'episodio, appunto, il Festival Barocco delle Marche di questa stagione 2023, molto seguito e molto sentito. Assolutamente. E infatti la clip che abbiamo visto era proprio l'ultimo appuntamento del 2023, che era al Palazzo Apostolico di Loreto, in cui abbiamo proposto una nostra produzione del Messia di Handel, e quello era proprio il brano, insomma, da tutti conosciuto. Davvero. E lì c'era anche una nota particolare, perché la signora che dirigeva, oltre al piacere di aver fatto dirigere una donna, come ormai pian piano, grazie a Dio, sta prendendo, bravo, era una cosa
tra virgolette eccezionale e memorabile, perché segnava il debutto alla direzione d'orchestra della signora Sonia Prina, che è una grandissima cantante, tra le migliori contralto a livello mondiale, ancora in carriera, e siccome da tempo desiderava di debuttare con la bacchetta, noi abbiamo esaudito questo suo desiderio e l'abbiamo fatta debuttare. Quindi diciamo che, al di là della bellezza della serata, come nota di costume segna proprio il debutto di quest'artista, per cui per noi è un punto d'onore e d'orgoglio. Assolutamente. Non si può parlare di Gianni Gualdoni se non si parla della Fondazione Alessandro Lanari. Sì. È una fondazione importantissima, come giustamente ha detto Giovanni, il teatro fa parte del vostro DNA, siete una sorta di modello in qualche modo, la vostra famiglia copre tutti i vari aspetti che riguardano la produzione teatrale, e questa figura proprio di Alessandro Lanari, che è un esempio che voi state trasportando dall'epoca ad oggi in sì. qualche modo. Sì, sì, ma ti dirà... Non è che ti voglio interrompere, forse, ma chi era Alessandro Lanari è la caratteristica che contraddistingue questo nome, ed è vero che Nemo profeta in patria. Esatto. Ai ai ai. Esatto, allora diciamo che questo Alessandro Lanari, che i più non conoscono, ma non colpevolmente, perché non se ne parla, quindi chi non è addentro non sa, ma apro e chiudo parentesi, anche molti operatori del settore. Non solo chi non è del settore giustamente non lo sa, ma molti operatori del settore non lo sanno, perché non è uno dei nomi che va alle cronache. Allora, sappiamo che questo signore, che non a caso a suo tempo era soprannominato dai suoi colleghi e dal settore il Napoleone degli impresari, questo perché appunto era un grandissimo impresario d'opera, che gestiva, nativo di San Marcello di Jesi, marchigiano, esatto, signore, che nelle Marche è ignoto come altrove, ma nelle Marche è più grave che sia ignoto, tanto per dire una nota senza accusare nessuno, ma come nota di colore, questo grandissimo personaggio per l'epoca mondiale, nato a San Marcello. A San Marcello c'è un teatrino molto carino che è intestato a lui? No, ovviamente. È intestato a un bravo... Se no non l'avremmo fatta la domanda. Cioè, esatto. Possiamo dire il termine ingaggiato, qui vedo dei nomi ingaggiati da Lanari, di tutto rispetto, Rossini, Donizetti, certo. Verdi, Bellini, certo. E ha portato opere di questi artisti non nelle Marche, carino, ma in giro, ci sta bene, in perché giro, proprio come se per l'Italia, se non fossero solo presenti lì, hai ragione. Esatto, è esatto. Un termine in qualche modo attuale che però come si potrebbe trasportare... Cioè, identificare in questo periodo storico e in quello che ha fatto appunto Lanari al tempo. Ma rientriamo nuovamente nel mood, utilizzando sempre termini poco barocchi, forse più attuali, ascoltando un altro stralcio di queste opere che ci fanno vivere un po' appunto l'eccellenza, l'opulenza, la fantasia dell'epoca barocca nella musica. Thank you.
La domanda a Gianni Gualdoni è d'obbligo farla, a parte la bellezza del posto, la straordinarietà della voce, dell'ascolto, di che si tratta e dove l'avete girato? Allora, questo era un piccolo brano dalla Chiesa del Gesù di Ancona, dove quest'anno abbiamo aperto un capitolo nuovo importante della nostra attività, proprio su Ancona, che abbiamo chiamato Ancona Barocca. Chiusa parentesi, il brano era un brano di Tartini, eseguito sempre dalla nostra orchestra barocca delle Marche, come anche quella di Loreto era sempre la nostra orchestra. In questo caso primo violino e concertatore era Federico Guglielmo, che è un grandissimo della musica barocca a livello non solo nazionale ma internazionale, che è uno dei nostri maestri di riferimento. Infatti la nostra politica è, oltre a creare dal basso con i nostri musicisti, l'orchestra eccetera, è prendere come collaboratori importanti maestri che intanto offrono al pubblico una visione dell'arte specifica per ciascun autore e, cosa che riteniamo molto importante, per l'orchestra stessa, lavorare con diversi maestri è una crescita, quindi non solo è un'offerta di arte al pubblico, ma è una crescita all'orchestra stessa confrontarsi con artisti diversi. Che tipo di pubblico partecipa a questi concerti? Mi sorge questa curiosità. Allora, il pubblico è abbastanza variegato, perché da un lato si pensa che è una musica non popolare, ed è vero, perché c'è il pregiudizio del barocco, quanto sarà difficile, noioso, cosa che non è assolutamente vera, e quando, grazie a una nostra promozione abbastanza pressante, quel poco che riusciamo a fare, convinciamo gente a venire, poi anche un neofita che non ha mai sentito questa musica, una volta che ci si approccia, capisce che non solo non è difficile, ma che è bella. E quindi il nostro pubblico è composto, lo zoccolo duro, da gente molto motivata che è disposta pure a fare 50 km in macchina, per dire, abbiamo pubblico da tutta la regione, quel pubblico fedele che appunto è disposto a, tra virgolette, sacrifici per partecipare, ma abbiamo anche una buona fetta di pubblico che sta crescendo, fatta proprio da gente che fino a ieri non sapeva cos'era questa musica, ma una volta provata se ne innamora e quindi se ne appassiona, anche senza competenze particolari, comunque diventa fruitore e fruitrice di questa arte. E siete divulgatori di cultura e di bellezza anche voi, complimenti. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi ovviamente. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con due piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, Strada Statale Adriatica Nord. Due domande veloci a Gianni.
col barocco, penso proprio nel barocco, nel periodo del barocco nacquero i controtenori o i contraltisti, chiamali come vuoi. Primo. Seconda cosa, seconda domanda, te la faccio subito. Pergolesi e Spontini, come li collochi in questo periodo barocco? Allora, brevemente la prima domanda, ciò che oggi chiamiamo controtenori, contraltisti, in realtà è, diciamo così, sono dei neologismi moderni che dovrebbero fare il paio all'antica figura del castrato, del levirato cantore, perché non molto paragonabile, nel senso che quelli che oggi cantano in quel tipo di ruolo ovviamente non sono i virati, ci mancherebbe altro. E quindi per loro... le mogli dicono che non sono i virati. Ecco. Quindi non hanno le doti, tra virgolette, naturali, anche se il levirato cantore non c'ha niente di naturale, dei colleghi dell'epoca, perché allora, essendoci questo uso della proibizione dell'esibizione delle donne in scena, quindi il fatto dei castrati era quasi un obbligo, perlomeno in certi ambienti teatrali come lo Stato Pontificio, per esempio. Ricordiamo che è un fenomeno che poi diciamo è arrivato ai primi del Novecento. Esattamente, esattamente. Quindi non è poi così lontano. Anche se storia. Ormai erano eccezioni, è andato scemando già da fine Settecento, durato un po' anche nell'Ottocento, sì. Anche Rossini ne amava il ruolo, per dire. Ma il grosso è 6-700 per questi motivi storici legati, certo, alla proibizione di esibizione delle donne. Però la differenza è che allora, essendo questi bambini effettivamente castrati da giovani, avevano ormai la via della loro vita indirizzata in quel tipo di vocalità, però avevano la potenza e capacità, tra virgolette, naturale, soprattutto dell'uomo, che è ovviamente più potente di quello femminile, che questi di oggi, magari tecnicamente bravissimi, ma non hanno. È sempre una voce rifatta, diciamo così, certo, tecnicamente. Certo. E quindi ecco, c'è questa derivazione oggi, però teniamo presente che se avessimo potuto sentire un castrato dell'epoca, non era paragonabile a quelli di oggi, pur bravi. Spontini e Pergolesi, diciamo, Pergolesi è autore pienamente barocco, è un nostro vanto. Spontini non lo è, nel senso che è già classico, viene dopo, e già esprime anche i primi e timidi accenni di romanticismo. Però, ricollegandomi a quello che dicevamo all'inizio, perché l'importanza del barocco? Perché il barocco è l'ABC della musica moderna, fino al Novecento. E infatti c'è questo collegamento, esatto, con la musica più moderna, che possiamo anche in qualche modo ritrovare, e sappiamo bene, il collegamento che ha fatto anche il nostro Giovanni all'inizio con il Festival di Sanremo non, certo, è poi così lontano. No, eh? No. Sì, infatti, come dico, conoscere quell'epoca non è solo una cosa storica e filologica, è come chi impara l'abecedario per, bravissimo, poi scrivere un romanzo. Comunque, bravissimo, la prossima volta io prometto, questo davvero... Prometti, che, prometti, mantieni. Prometto che canterò Lascia che io pianga di Handel con la voce... Dovrò adattarmi, non ce la faccio. Scherzi a parte, Iesi comunque ha molto del barocco, comunque sarà anche protagonista e palcoscenico in qualche modo di una bellissima iniziativa che prenderà corpo proprio il 3 febbraio alle ore 21 al Palazzo Pianetti Tesei di Iesi. Qui vediamo un palco al Teatro del Leone, quindi recita il concerto e ci sarà lei, noi l'abbiamo accennata prima, la direttrice appunto di Sonia Prina. Perché Sonia Prina, che abbiamo fatto debuttare alla direzione d'orchestra, ma in realtà, essendo appunto una grandissima cantante, è anche la direttrice della nostra scuola di canto barocco, che esiste da 4-5 anni, e proprio domattina inizia la masterclass di febbraio, con allievi che vengono da tutta Italia e dall'estero, e appunto l'esito di questa masterclass di 4 giorni è proprio questo concerto che facciamo a Palazzo Pianetti, in cui c'è una passerella incredibile di 12 cantanti, e l'abbiamo chiamata così, un palco al Teatro del Leone, perché vuole essere un omaggio alla storia di Iesi, la cui prima struttura teatrale, prima dell'odierno Pergolesi, era un teatrino fuori porta, nato nel 1732. Sì, col barocco cambia anche in qualche modo proprio la natura dei teatri, che prima erano privati e poi diventano invece assolutamente accessibili in qualche modo.
a chi se li poteva permettere. Esatto, esattamente. Il famoso un palco all'opera, cioè avevano un palco all'opera veramente i signori, perché erano persone lì. Ed era a casa loro. Bravo, bravissimo. Un'estensione della casa, certamente. E noi speriamo di aver creato la curiosità giusta per approcciarsi a questa forma di arte e di musica che stiamo riscoprendo e la stiamo apprezzando, ne stiamo apprezzando sempre più la bellezza, grazie anche al nostro ospite di oggi, a Gianni Gualdoni. Quindi un buon lavoro per tutte le prossime iniziative, grazie, e grazie a Giovanni Filosa che come sempre si conferma, malgrado tutto, una preziosissima fonte di iniziative, di curiosità e davvero di notizie. Tutto quello che riguarda il nostro territorio fa parte un po' anche della mia cultura e mi piace che le parti migliori vengano presentate in una trasmissione come la tua. Grazie Giovanni, sei veramente un grande amico per noi di TVRS e personalmente mi posso insomma onorare di dirlo. E noi cari amici e cari amiche di Benvenuti TV lasciamo subito velocissimo l'informazione di All News e l'appuntamento è come sempre a domani con Giovanni prestissimo. Buon lavoro e grazie ancora. Grazie. Benvenuti.